Bella a tutti ragazzi, sono ArchiGamer e oggi siamo qui su questo nuovo video. Siamo al 14° episodio di Pokémon Nero. Oggi ragazzi sconfiggeremo la palestra, se ci riesco. Però ora vi dico una cosa, ho allenato tutti al 35, però ho bloccato le evoluzioni. Quindi oggi, se la fortuna ci va incontro, si dovrebbe evolvere Tranquil, Carlino e Dewbot, tutti e tre. Dewbot diventerà un bellissimo Samurott, Carlino diventerà un Darmanitan e Tranquil un Unfeasant. Crocoroc dobbiamo aspettare ancora un po', però questi tre si evolveranno nello stadio finale. Ho bloccato le evoluzioni, giusto perché voglio farle vedere a voi. E adesso vi dico le mosse che hanno imparato. Azione già ce l'aveva, Idropulse già ce l'aveva, ha imparato Acquagetto. Io allora ragazzi ho fatto una cosa. Azione l'ho rimasto, però non mi ricordo cosa ho tolto, però ho messo Acquagetto. Azione l'ho rimasto, che però toglieremo di mezzo con un'altra mossa che vedrete. Carlino. Carlino ha imparato Raga Fuoco Carica. Ho tolto Rogodenti, perché tanto ho Fuoco Pugno e ho Fuoco Carica. Poi Baraonda e Colpo. Questi qua sono mosse di tipo normali, ma sono dettagli. Zebstrike ha imparato Pestone. Poi lui ha imparato Eterelama. Beh, Trisporo ce l'ho rimasto. Vabbè, lui Crocoroc non ha imparato nulla. Ok, siamo pronti per affrontare la palestra. Siccome lui è un capopalestra di tipo terra, io come primo utilizzo Dewbot. Quindi, pronti e via. Lo starter iniziale si deve evolvere. Quindi, non ho preso né pozioni né nulla. Ho solo due iperpozioni. Vabbè, ovviamente sti scemi stanno sempre qua a rompere il cazzo. Ok. Vabbè, i soliti discorsi di merda. Ragazzi, vorrei farvi un altro annuncio, però è un annuncio un po' brutto da fare. Pokémon Diamante Randomizer non continuerà. Infatti eliminerò anche la playlist e il video. Perché, raga, perché? Ho notato che ho sbagliato una random, cioè ho sbagliato un po' a randomizzare, perché nelle impostazioni ho dimenticato di mettere qualcosa di importante. Come ad esempio, non so ragazzi, ad esempio escono i leggendari, così incatturabili, quindi cioè è una cosa impossibile. Anche perché poi non è che tanto mi ha attirato così tanto la randomizer. Volevo farla, continuarla, ma non la continuerò. Casomai porterò una serie normale di Pokémon Diamante, anche perché mi piacciono gli starter e i Pokémon che ci sono in quella regione. Quindi ok, possiamo iniziare. Aspettate, mi prendo l'acqua fresca. Vediamo se mi dice qualcosa. Ah, vabbè. Oh, ok. Scendiamo giù. Siamo pronti? Non sto più nelle palle, cioè nella pelle. Lottiamo questo allenatore. E vai ragazzi, e vai. Uccidiamo sto capo palestra, va. Distruggiamolo. Voglio che siano evoluti tutti e tre per quanto vado da lui. Quindi, Palpitoad. Ottimo direi, ottimo direi. Cioè, livello 28. Livello un po' alto. Secondo me ho fatto bene a farli allenare al 35. Ci ho messo un po', però secondo me ho fatto bene. Colpo di fango. No raga, ho fatto benissimo, perché cioè diciamocelo, se loro ce l'hanno al 28, il capo palestra penso al 32, massimo 34 mi sembra. Quindi secondo me ho fatto bene. Che se li rimaneva al 31 forse avevamo più difficoltà qua. Allora, attacca prima lui con lacerazione. Noi siamo con Kilama. Ok, mandato giù. In un colpo, ottimo. Pochissimi punti esperienza. Siccome io non ho tante cose, cioè ho solo 6 pozioni, un'acqua fresca e 2 iperpozioni. Quindi
Lo so che le pozioni non servono a un cazzo. Però scendiamo giù. Mi sa che devo salire. No, mi sembra che devo andare di qua. Ecco. Ti prego, fammi evolvere sto Oshawott. Oh, sto Yuuwott. Perché ho detto Oshawott? No, non sto più nelle pelle, ragazzi. Non vedo l'ora di avere un Samurott degno di questo nome. Lui manda Krokorok. 29. I livelli aumentano mano a mano. Penso che con Conchilama lo buttiamo giù. Infatti. 666 di esperienza, raga, no. Non potete capire. Cioè, che cazzo, ma è fatto apposta. Va bene, va bene. Qual era, raga? Questo? E secondo me no. Oh sì. Sì, era quello, raga, che culo. Perché questo mi sembra che ci porta direttamente dal capo palestra. Dai, fammi evolvere sto Duvot. No, la fortuna non ci sta accompagnando, cioè non si evolverà di sicuro ora. Ok, non fa niente. Lo batteremo con Dewgot. L'ultima battaglia di Dewgot sarà contro il capo palestra. Quindi, siamo pronti? Giù. Eccoci qua. A fronteggiare il quinto capo palestra. Oddio, raga, che emozione battere questo Nardo si chiama? No, ho sbagliato, quello è il campione. Borsa. Ora noi utilizziamo acqua fresca quantità 50. Vediamo se ce la facciamo. Ce la facciamo? E voglia te. Ok, raga. Ora è un po' difficile come cosa. Siamo pronti? Il primo che utilizzerò è Dewott. Vai! Vai, distruggiamo Rafan. Ora mi sono ricordato il nome. Rafan, fammi vedere di cosa sei capace, dai. Vediamo un po' che Pokémon usi. Krokorok, il primo ad essere buttato giù. Livello 29, ok. Quindi il più forte dovrebbe avere il livello 32. Conchilama, va. Ti butto giù in un colpo, penso. Sì, buttato giù in un colpo. Ancora. Ah, era 866, ora sì. No, 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 ripeti, non lo voglio. C'è che cazzo? Ah, ecco, mo sì. Excadrill. Raga, devo continuare ad usare lui per forza. Se volete però uso Carlino. Proviamoci, va, proviamoci. Non ha effetto contro i tipi terra, secondo me, Carlino, però. Però ha un attacco che fa paura. Ok, Excadrill, il Pokémon migliore è livello 31. Fuoco carica. Usiamo fuoco carica, vediamo cosa gli facciamo. Dai, fatti male. Oh la Madonna! A terra proprio, a terra. 1400. Palpitoad, no, qua devo cambiare per forza. Che usiamo contro Palpitoad? Dovrei avere un culo della Madonna contro Palpitoad, però è meglio che uso Dewbot. Quindi, raga, i Pokémon che abbiamo utilizzato sono Dewbot e Carlino in questa palestra. È stato abbastanza semplice, anche perché, cioè, diciamocelo, avevo Dewbot che era in vantaggio e anche Carlino era in vantaggio, a parte lui che ha Palpitoad. Chi ha usato Terremoto? Conchilama. Acquanello, che fa? Aspetta. Ok. A terra. E la Madonna, raga, battiamo anche la palestra. Ottimo. Ottimo. Mi dispiace, Rafan. Non eri al mio livello. Eccoci, raga. Dewbot si sta evolvendo. Oddio, non ci posso credere. Vieni da me. Best in the world.
Samurott! Non posso proprio crederci. Ma vai, dai, lacerazione. Sì, siccome è di tipo normale e togli di più, togliamo azione. Ottimo. Ottimo. Evoluzione, raga, evoluzione. E anche la quinta medaglia. Ce ne mancano tre. E finiamo tutto. A parte la Lega, raga, che batteremo e vinceremo di sicuro. Benissimo. Benissimo. Battuta la Lega, saliamo su. La Lega poi sì. Battuto Rafan, saliamo su. Sali su. Ah, è vero, ma devo fare tutto il giro, ma no. Sali su. Ok, ottimo. Usciamo vincenti con il nostro bellissimo Samurott. Madò, le madonne che bestemmierei. Ottimo, anche le statistiche ci sono, vai. E usciamo da qui dentro. Dirigiamoci verso il centro Pokémon. Ottimo, raga. Ora sfidiamo anche Komor. Penso che ci sfida. Sì, ancora 11 minuti, la Madonna. Ovvio. Vai, vai, ti trovi in un centro Pokémon. Sì, ho vinto la palestra. Sono elettrizzato, raga. Adesso facciamo evolvere anche Carlino, però. Quindi cambiamo il nostro Samurott, bellissimo. Vai avanti, Carlino. Ma è bello il Komor che ci sfida. Mi sembra bello adesso. Ah no, Bell mi dà volo, non è che ci sfida. Giusto. Ecco. Scusateci un attimo per il lag. Cioè, scusatemi per il lag. Però. Ah, ecco, ci sfida e poi ci dà volo. Vai, vieni qua, Bell, fammi evolvere anche Carlino così. Sto proprio bene. Erdier. Ok, ottima scelta. Direi livello 3, livello 26, ma che cazzo? Come hai battuto la palestra tu? Cioè, guarda, io ti mando giù con Baraonda. No, scherzo, non lo mando giù, è impossibile. Vabbè che toglie 90, però. Oh. Riduttore, attenzione. Usa Cuor di Leone, ottima mossa, ragazzi. Baraonda alla fine toglie anche tanto, eh. Oddio, gli è andato a segno. Oh! Ma la faccia di Erdier qua. Iperpozione, vabbè. Ti posso mandare giù anche con un colpo. Non... Vabbè. Ho parlato, raga. Gli do un'iperpozione. Nel caso mi fa un altro riduttore, qua è finita. Ecco, appunto. Cioè, perché togli così tanto questo riduttore, tu? Ci scateniamo, fuoco pugno. E che cazzo, perché eviti sempre l'attacco? No, ma vaffanculo, evolviti tu, tranquillo. Cioè, mi è morto perché ha usato riduttore. Vabbè. Come? Ma come fai ad evitare sempre gli attacchi tu? Ah, ho usato Cuor di Leone. Ecco perché mi hai fatto così male, brutto pezzo di merda. Ma ora ti aro il culo, non hai capito nulla. Ora ti aro il culo. Di nuovo? Che se... Cioè, ho avuto più difficoltà con Bell che con la palestra, veramente. Cioè, ma lo sappiamo che se lo volevo uccidere lo uccidevo in 2 secondi, eh. Ecco, appunto. Pignite. Voglio usare ancora lui, perché voglio farlo evolvere ormai. Sono ancora a livello 28 quest'altra qua. Muori male, va. No, non è morto. Tu e il riduttore avete rotto il cazzo. Che l'ha usato a fare?
Musharna, questo qui è più brutto come Pokémon, perché è più difficile, sicuro. Etere Lama. Vediamo quanto danno gli diamo. Cioè. Sì, muorimi pure tu. Tanto ci troviamo. No, un'altra iperpozione però. Vai, va. Cioè, mi sono fatto uccidere Carlino perché sono un coglione. Cioè, tanto per coglionaggine me lo sono fatto buttare giù. Ma questa fa male però. Che posso usare? Attacco rapido che non ha nemmeno effetto, secondo me. No, dai, per favore, ipnosi. Quanto odio questa mossa. Va bene, tanto lei usa il cielo scudo. Dai, però almeno svegliati, porca troia. Ma usa psicoraggio? No, ancora il cielo scudo. Vabbè, allora fino a quando non ti svegli, io utilizzo Etere Lama. Dormi ancora? Mo usa psicoraggio e mi fa il culo a tarallo. Dai, svegliati. Ah, e che cazzo. Nemmeno lo butta giù. Se uso attacco rapido, attacco prima io, quindi dovrei mandarlo a tappeto. Quindi. No! Non ci posso credere, raga! Non è andato giù! No, raga! No! No, dai, però, che cazzo! Come fai a non andare? Basta, vabbè, ho capito. Facciamo i seri ora. Che cazzo? Schiatta male, brutta puttana di merda. Panzage. Vabbè, uso Zeb Striker, va. Ti apro il culo con Zeb Striker. Oh, e non te l'aspettavi? Che peccato. Wow, mi dispiace tantissimo. Chissà perché non mi sono impegnato dall'inizio. Ma vaffanculo, va. Va bene, sì, vaffanculo. Dammi volo e vattene via. Via da qui. Via da qui. Vattene. Bravo, ciao, ciao, puttana di merda. Se mi impegnavo adesso non mi moriva nessuno. Perché io volevo almeno far evolvere quei due. Per questo motivo non mi sono impegnato a fondo. Perché mi sta laggando male ora? Ah, ecco perché. Eccoci qua. Taran, taran. Usciamo fuori. Comor, non ci sfida. Davvero? No, ma vaffanculo. C'è lui però. Perché mi sta laggando, madonna? Dirling. Carlino. Ci rifaremo ora. Fuoco pugno. Difesa X, sì, vabbè. Perché evitano sempre l'attacco? Devo toglierci fuoco pugno, ma. Qua non mi sale di livello nemmeno per domani. Oh, ah, ma questo è un Olot. Che puttana. Chi troviamo qua? Ah, sto coglione. E a noi Swadloon non ci serve. Mai nella vita mi serve. Cioè, mai proprio. Mai nel senso per dire mai. Quanti minuti siamo arrivati? Penso tanti. La Madonna 19, vabbè, che fa? Che me ne frega a me. Mi devo impegnare a fondo. Emolga. E lo sapevo io. Per questo io adesso ti butto un bellissimo Carlino! Carlino.
Usiamo fuoco carica. Onda shock, sì, vabbè. Dai, sciottami, voglio vedere. C'era quasi. Ora fuoco carica mi farà un danno della Madonna, sono sicuro. Statico! No, no, no. Però, Dirling, un altro? Sale di livello e si evolve in Darmanitan. Fuoco pugno, no, sti riduttore però, E però che cazzo? Cioè mi fate salire il Cristo così. Che cazzo gli devo dare per non farlo morire ora? Aspettate. Cioè che cazzo, non sono costretto a cambiare. Mi dispiace. Evitano sempre l'attacco. Etere Lama, va. Schiatta tu e tutti i cervi del mondo. 202 punti, sì, è mo sale di livello. Ok. Conosci questa bacca? No, nemmeno la voglio conoscere. Sì, vabbè, vai, va. Allora, borsa. Per prima cosa do quelle pozioni qua. Ok. Non servono a granché, però. Noi c'ho anche la bacca arancia. Ah, non mi serve. Lotta, 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 lotta. Ok. Allora. Oddio. No, un tipo acqua, madò. Ma lo fanno proprio apposta, eh. Ma guarda, io ti sciotto con colpo. Che cazzo di mossa è questa? Vediamo quando gli faccio. Cosa? Cioè, nemmeno saliva di livello. Di nuovo sta mossa. Ok. No, non iniziamo di nuovo. Vabbè, sì, dai. Lo fanno proprio apposta, eh. Cioè, nemmeno a dire. Questo povero coglione sta cercando di distruggermi. Vabbè, mo mi muore, ah? Lo so, mi muore. Cambiamo, eh. Non sto usando nessun altro, voglio solo che vi evolvete voi due coglioni di merda. Di nuovo sta mossa, va bene. Paralizzami pure, dai, ci troviamo. Sto usando un tipo volante contro un tipo terra. Sì. Perché? Wow, la Madonna, molto male. Ah, e che cazzo? Timpoll ancora. Ora tocca a Tranquillo, eh. Se li faccio evolvere tutti e due contemporaneamente mi voglio 20 euro. Sì, vabbè, li distruggo proprio. Ma danno poca esperienza però. Cioè, li ho shottati male. Vabbè. Seconda evolution. Carlino si sta evolvendo, ma do. Che cazzo di cosa? Vai. Darmanitan. Sì. Eccolo qua il nostro membro che si evolve. Ricordo ancora quando ho catturato questo piccolo Darumaka e l'ho chiamato Carlino. Tocca Tranquil. Dai, fammelo evolvere tu, perlomeno faccio tre evoluzioni in un episodio. Dirling, uno solo, e non si evolve allora. Non può salirmi di livello con un solo Dirling. Vabbè, attacco X. Sciottalo e sali, per favore. No. Perché hai solo un Pokémon, tu brutto pezzo di cazzo?
Brutto pezzo di merda. Archi, trova iperpozione, che culo. Dai, sfidiamo a quest'altra cogliona. Mo' lei c'ha 5 Pokémon, ci scommetto la testa. Ok, ho perso la testa. Se non mi fai salire almeno tu, io ti rompo le ossa. Brutta scienziata di merda. Eterelama. Velocità, vabbè, sì. Che cazzo gli serve la velocità se poi muore male? Dai! Ma davvero state facendo? Non ci posso nemmeno credere. Io la faccio evolvere nell'erba. Elisir. No, tu ti evolvi nell'erba, allora mi passa per la minchia perché sto da 3 ore a cercare di far evolvere qualcuno. E sto a 25 minuti. Taglierò qualche parte, ovviamente. Etere lama. Pazienza. No, uccidilo male adesso. Uccidilo male adesso. Bravo. Ventagliente. Quanto toglie ventagliente? 80. Che devo togliere, madonna? Hai rasoio. Ok, hai rasoio. La madonna, ecco l'altra evoluzione. Abbiamo Anfezant, Darmanitan e Samurott in un episodio. Cioè, come cazzo posso fare io? Dai, che sta lega la battiamo male. Pheasant maschio. Che figata. Oh, vediamo le statistiche di tutti e tre messi insieme. Info. Pheasant 92 di attacco, 77 di difesa, 57 di attacco speciale, 48 di difesa speciale, 80 di velocità. 93, 63, 83, 60 e 67. Questo non mi interessa. 118 di attacco, raga. No. No! Vabbè, raga, questo episodio finisce qua perché è durato fin troppo. Quindi ora adesso manca solo Krokorok. E poi l'altro membro che vedrete. Vabbè, raga, noi ci becchiamo alla prossima. Grazie per la visione. Ciao a tutti.